Chi dobbiamo guardare? È là. Ah. Aspetta che mi frego gli occhi. Grazie. Ciao a tutti. Siamo... Rifacciamo. Sì. Ok. Ciao a tutti, stiamo iniziando una nuova carrellata di racconti, di esperienze di vita che ci parlano della pace. Inviteremo degli amici che hanno fatto delle particolari esperienze che vale proprio la pena ascoltare. Hanno conosciuto altre persone, altri posti del mondo, dove si sono dati da fare, dove hanno scoperto che ognuno di noi può essere un giovane costruttore di pace. Gli ospiti che incontriamo oggi sono Anna e Pietro e chiediamo innanzitutto che si presentino. Ciao a tutti, sono Anna, 21 anni, studio logopedia a Milano e sono di Pradalunga. Io sono Pietro, sono di Casnego, ho 22 anni e studio ingegneria meccanica ad Almine. Anna e Pietro hanno una cosa importante in comune con il nostro paese. Gli scout! Non solo li hanno aiutati a crescere, ma li hanno anche fatti conoscere e diventare innamorare. Coppia. Ma che bello! Hanno fatto un viaggio molto speciale. Dove siete stati? Ci raccontate? A maggio dell'anno scorso siamo partiti per il Bangladesh. Il nostro viaggio è durato una quarantina di giorni e siamo stati accolti durante questo tempo in tre realtà differenti. Le prime due settimane siamo stati in una casa famiglia che accoglie bambini e adolescenti orfani o con problemi motori. Le altre due esperienze sono state che siamo stati ospitati da una suora, dottoressa italiana, che cura malati di tubercolosi. E poi siamo stati ospitati in una struttura che accoglie ragazze in fuga dal fenomeno del matrimonio precoce, quindi che scappano dalle famiglie per non essere date in sposa. Eravamo solamente noi due, siamo stati accolti in strutture gestite da missionari laici e non italiani. Cosa vi ha spinto a partire e con che attese siete partiti? Eravamo in un periodo in cui riuscivamo a organizzare il nostro tempo come studio e avere tempo per provare a fare un'esperienza un po' diversa. Considerando anche il nostro passato come scout e le esperienze vissute insieme, abbiamo deciso di provare a buttarci in questa esperienza e cogliere un po' l'occasione al volo. Infatti non abbiamo avuto neanche molto tempo per prepararci, avevamo solo una grande voglia di partire. Abbiamo deciso di partire per il Bangladesh e non di fare un viaggio un pochino più comune come poteva essere la visita di una delle città europee, perché ci piaceva molto l'idea di scoprire una realtà totalmente diversa dalla nostra, di dare una mano a delle persone più in difficoltà e di rafforzare il nostro rapporto stando lontani da casa per un tempo un pochino più prolungato. Nel vostro viaggio c'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito? Qualche ricordo che portate a casa che vi sembra importante? Fin dai primi momenti in Bangladesh mi ha colpito l'ospitalità che il popolo bengalese ci ha rivolto e la voglia di giocare che i bambini della casa famiglia avevano nei nostri confronti. Infatti, appena siamo arrivati da loro, abbiamo iniziato subito a giocare per ore e ore e nel giro di poco tempo sapevamo già tutti i nomi perché avevamo già giocato con tutti. Abbiamo avuto modo di immergerci completamente nella vita delle persone che ci accoglievano. Ad esempio, abbiamo dovuto adattarci al modo di mangiare. Loro mangiano tantissimo riso, pure a colazione, e lo mangiano con le mani e noi abbiamo dovuto fare altrettanto, anche se all'inizio con un po' di fatica. Un'altra cosa che ci ha colpito è la condizione della donna. In alcune zone del Bangladesh, nelle zone tribali, infatti, le bambine vengono date in sposa già dagli 11-12 anni a uomini molto più grandi di loro. Difficilmente hanno la possibilità di studiare e quindi conducono una vita che è molto diversa rispetto a quella che è, per esempio, la mia.
È stato molto bello riscontrare che ci sono alcune strutture come quelle in cui siamo stati ospitati noi le ultime due settimane del nostro viaggio, che accolgono queste ragazze per regalargli un futuro migliore, quindi la possibilità di studiare, la possibilità di crescere, di avere un'adolescenza piuttosto felice, di nutrirsi correttamente e ritornare nelle proprie famiglie a un'età un pochino più avanzata, dove ci sta che vengano sposate. Al termine di questo viaggio che avete vissuto e condiviso, siete tornati con una sapienza maggiore? Avete qualche cosa che è maturato dentro di voi e che vi aiuta oggi a vivere diversamente il vostro quotidiano? Mi porterò sempre nel cuore i legami che abbiamo stretto in terra bengalese con le persone che dedicano la vita per rendere migliore la vita degli altri e anche con tutti i bambini, le ragazze e tutti gli adulti che in questa esperienza abbiamo avuto la fortuna di incontrare. Mi porta a casa anche la voglia di spendere il mio tempo in attività che possono essere utili, preziose per gli altri e la non voglia di sprecare il mio tempo. Io mi accorgo che ogni volta che racconto della nostra esperienza scopro qualcosa di nuovo che questo viaggio mi ha dato. Grazie Anna, grazie Pietro del vostro racconto, dell'esperienza che avete voluto condividere con noi. Voi avete fatto un viaggio che vi ha reso un po' costruttore di pace. Speriamo che questa cosa aiuti anche noi a fare altrettanto nel nostro piccolo. Ciao! Ciao nonna!